Buonasera a tutti, o buongiorno, dipende dalle prospettive, se lo state guardando durante il pomeriggio o durante la notte. Questo video sarà molto ma molto particolare. Perché sarà così particolare? Il motivo di ciò è che sto andando in un posto abbandonato di notte, da solo. Sei tutto scemo! Sì, sono esageratamente scemo! Però questa cosa mi piace. Di che posto abbandonato si tratta, ragazzi? Il posto abbandonato in questione è molto, ma molto spettrale. Non perché è di notte, che già lì è molto pericoloso. La cosa spettrale è che questo posto abbandonato qui dicono che ci siano i fantasmi. Porco Dio! Cioè, io sto andando in un posto abbandonato di notte da solo dove ci sono i fantasmi. Madonna, un'adrenalina assurda! Ragazzi, vi racconto qualche cenno storico. Non sappiamo molto di questa struttura, non sappiamo né l'anno preciso di costruzione e né quello di abbandono. Si narrano però varie leggende molto inquietanti. In questa struttura ci viveva una semplice famiglia di contadini. La storia ci narra un fatto scioccante. Sappiamo che il marito si impiccò proprio nell'abitazione poco prima di aver ucciso figli e moglie. La leggenda inoltre ci narra un altro fatto molto macabro. Sostengono il fatto che durante la notte echeggi il pianto di un bambino dalle finestre dell'abitazione. Per adesso, ragazzi, ho già fatto circa un'ora di strada. Mancano ancora 20 minuti più o meno. Quindi per adesso ci salutiamo e ci rivediamo tra poco. Oddio, è veramente una cosa spettrale, veramente, veramente spettrale. Riguardiamo attentamente questa clip, ragazzi. Stavo editando questo spezzettone di video e esattamente in questa scena ho notato qualcosa di veramente bizzarro. Allora, qui si vede lo spezzettone che io arrivo con la macchina, che parlo e tutto. E qui in questa scena esattamente si vede questa cosa strana muoversi. Riguardiamolo attentamente insieme. Se notate bene, appena arrivo si vede che qua appare qualcosa. Mentre io mi muovo, si vede sparire ancora. Vi giuro, ragazzi, che io sono stato più di mezz'ora a cercare di capire che cazzo fosse e ancora non ho capito. Allora, non sto dicendo assolutamente che sia un fantasma o che sia lo spirito del marito che è comparso lì. Però comunque sia, un dato di fatto che veramente non riesco a darmi una risposta. Un'altra teoria che ho fatto, che è più plausibile, è che qualcuno mi stesse seguendo, tipo stalker. Sempre molto inquietante, però comunque sia, è un qualcosa che veramente non riesco a darmi una risposta. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, perché veramente non riesco a capire. Cioè, riguardiamo attentamente, veramente. Cioè, vedete, compare e poi scompare. Ve lo giuro, sono stato mezz'ora a cercare di capire che cazzo fosse. Ancora non so darmi una risposta. Poi, oltre a questo, sono successi altri fatti strani, come il microfono che ha smesso di funzionare così all'improvviso. Tante piccole cose che, è stato bizzarro, molto bizzarro. Vabbè, vi lascio il video adesso e giudicate voi alla fine che cosa ne pensate. Scrivetemelo sotto qua nei commenti, che sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate. Allora, ragazzi, sono arrivato a destinazione. Devo essere sincero, mi sto cagando veramente addosso perché la zona è completamente buia, non c'è neanche un faro di illuminazione, zero. Insomma, ragazzi, spero che qualcuno possa vedere questo video. Se nessuno vedrà questo video, probabilmente è perché sono morto. Però se non faccio queste cose al limite dell'idiozia, non sono più io, non sono più Federico. Quindi direi di partire. Ragazzi, questa è veramente la cosa più stupida che io abbia mai fatto. Spero di non incontrare nessuno, spero di non incontrare animali indesiderati e direi di partire subito da questa struttura qui. Cercheremo di tirare fuori il meglio da questa avventura totalmente del cazzo.
Questa non ho la più pallida di che cosa sia. Qui è una valanga di attrezzi. Vediamo se si può vedere. No, non c'è assolutamente niente. Si è completamente vuoto. Tra l'altro ci sono un sacco di cianfrusaglie qui per terra, mattoni, piastrelle, mattonelle. C'è anche una ruota. Due ruote. Ragazzi, è arrivato il momento. Guardate che inquietante, che spettacolo che è. Guardate che spettacolo. Con anche il letto di qua. Qui per terra mi sa che c'è tipo una macchina da scrivere, qualcosa del genere. Sì, qualcosa. Non voglio toccare, non si sa mai. Veramente dei posti meravigliosi. Vi spiegherò tantissimo perché non voglio fare del casino. No, no, guardate il soffitto. Questa è la cucina. Cosa ci fa la ruota qui? Guardate la dimensione della cappa, com'è. È gigante. Ragazzi, c'era un pipistrello, mi è cascata la torcia di sopra. Porca puttana! Io non demordo, ragazzi. Io rivado di sopra. Faccia a faccia con quel cazzo di pipistrello, lo prendo a schiaffi. Aiuto! No! Qualcosa è andato storto. Io direi di andare a visitare prima le altre due case e poi entro in questa qui. Salvo che quel pipistrello di merda se ne sia andato fuori dai col... lì! Ragazzi, c'è stato un piccolo problema di percorso. Sono andato a vedere tutte le strutture e tutte e tre le cazzo di strutture piene di quei merdosi pipistrelli. Quindi non posso far altro che andarmene perché non voglio prendere malattie dai pipistrelli. Che poi, tra l'altro, scappando mi sono spaccato un braccio qua, mi sono fatto malissimo. Porca troia, penso che si sia spaccata ogni cosa. Dunque, io concludo qua il video. Vi lascio adesso qualche immagine riguardo questa magnifica struttura che purtroppo non sono riuscito a visitare per colpa di quei merdosi pipistrelli del c***o. Dicevo. Quindi vi lascio qualche immagine riguardante questa struttura per rendervi un po' l'idea di quello che sarei dovuto andare a vedere. Ragazzi, non mi resta altro che concludere il video. Io vi saluto, vi ringrazio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!